processo di ellenizzazione della cultura romana, già iniziato con la conquista della Magna Grecia nel III secolo a.C., arrivò al culmine con la conquista della Grecia nel II secolo a.C. Dopo la vittoria di Pidna, la biblioteca del re di Macedonia venne trasferita a Roma e molti greci giunsero in città di loro volontà o portati come schiavi, lavorando come insegnanti. Ben presto i romani appresero le conoscenze greche in campo medico, artistico e letterario e in poco tempo la classe dirigente divenne bilingue, in grado cioè di padroneggiare perfettamente anche il greco. Il processo di ellenizzazione della cultura romana provocò la reazione dell'aristocrazia più conservatrice, preoccupata che i costumi greci potessero corrompere il mos maiorum e minacciare l'identità romana. In realtà l'atteggiamento dei conservatori, di cui il principale esponente fu Catone il Censore, non era di netta chiusura ad ogni influsso esterno, ma solo un tentativo, seppur attuato con intransigenza, di proteggere la stabilità di Roma da atteggiamenti non in linea con il mos maiorum e pericolosi per la stabilità dello Stato. Catone, per esempio, osteggiò quelle correnti filosofiche greche che promuovevano l'individualismo e quindi screditavano i principi romani del sacrificio per la collettività, per il bene della Repubblica. L'atteggiamento ostile dei conservatori determinò, per esempio, l'espulsione da Roma di due filosofi sostenitori dell'epicureismo perché i loro insegnamenti minacciavano la morale tradizionale. A questa forma di prudente chiusura si oppose l'atteggiamento di apertura di chi promuoveva gli usi e i costumi greci a Roma, ovvero gli aristocratici filelleni, che offrivano protezione agli intellettuali greci ricevendo in cambio una formazione letteraria e filosofica. Si trattava in particolare del cosiddetto circolo degli Scipioni, del quale facevano parte i più alti rappresentanti della cultura latina del tempo, come Gaio Lelio, amico intimo di Scipione Emiliano, il generale che aveva raso al suolo Cartagine, il commediografo Terenzio e Gaio Lucilio, autore di satire. Il circolo promuoveva un nuovo ideale di vita che indirizzava gli uomini al bene della società attraverso le gioie della cultura e forniva una giustificazione intellettuale all'imperialismo romano. Il valore fondamentale di questo ambiente fu l'humanitas, vale a dire il rispetto dell'uomo in quanto individuo, libero di sottrarsi agli obblighi civili che la società romana imponeva e di dedicarsi all'ozium letterario, indipendentemente dalla sua condizione sociale o provenienza. A differenza dei conservatori, i filelleni erano aperti all'influsso del pensiero greco. Scipione Emiliano strinse amicizia con il filosofo stoico Panezio di Rodi, noto per aver riformato lo stoicismo adattandolo alle esigenze dell'aristocrazia romana.